Guardate che giornata spaziale, bellissima ragazzi, buongiorno. Sono in bagno oggi di nuovo e voglio provare l'anticalcare qui sul rubinetto in bagno, lo voglio provare se funziona, se toglie le macchie, anche se questa non è casa mia, sono in affitto, lo sapete già. Qua ho riordinato più o meno, non mi piace molto, ma vabbè. Allora, l'anticalcare, ecco questo. Questo qui non l'ho mai provato, lo proviamo insieme adesso. Pulito brillante per la doccia, per il lavabo, anche per la cucina, il lavandino della cucina. E poi c'è, scusate il video mosso, ma tengo il cellulare in mano. Questo qui l'avevo già comprato, lo usavo per la lavatrice, anche per pulire il dentro dell'oblò, il dentro della lavatrice, insomma va bene. Ho visto che lo usano appunto Luciana House Cleaning, lo usa anche per il bagno e voglio provarlo. Questo qui è estivo, anche se siamo d'inverno, quando vedrete ancora questo video, però l'ho comprato a ottobre, fantastico, lo ricomprerò, era in offerta all'acqua e sapone. Vitamina C, ne voglio provare altri. È fantastico, questo ve lo straconsiglio, provatelo. Super mega meraviglioso per l'estate, è fantastico. Ce ne sono tantissimi che sono super validi. Allora, io se riesco a non far uscire niente, metto nel tappino un po' di anticalcare blu. Se anche voi questo qua del Lidl l'avete già usato, fatemi sapere. Adesso lo metto qui sopra, ecco, lo lasciamo lì. Lascio agire magari 5-10 minuti, anche se gocciola va bene, poi tanto con la spugna, quella là, che gratta, ma che non rovina i mobili, insomma, non rovina l'arredamento, visto che vivo in questa casa, devo pulire. Faccio del mio meglio, anche se non viene mai pulito. Qui vedete che, ve l'ho già fatto vedere, perde i pezzi questo lavandino, l'anticalcare. Spero che funzioni. Ideal standard, vabbè. Speriamo, adesso cerco di aprire questo e vediamo cosa c'è scritto. Vediamo se c'è scritto come si usa. Allora, per aprire, premere da ambo i lati, versare un po' di prodotto su un panno umido e passare la superficie da trattare, risciacquare con un panno umido senza lasciare agire il prodotto e asciugare con un panno pulito. Ripetere l'operazione in presenza di sporco ostinato. Per chiudere il tappo, girare finché non si sente un click. Adatto per superfici in plastica e acciaio inossidabile. Questo qui è acciaio. Scusate il telefono che sfoca. BC, no, BC, Double 5 detergente anticalcare del Lidl, anche in inglese c'è scritto, super chimico, purtroppo, costava poco, 500 ml, anche questo come l'altro che vi ho fatto vedere prima, li hanno consigliati su Instagram, non so se voi li avete provati questi prodotti. Alluminio, non va bene per le superfici smaltate, non va bene per il marmo, provare in un punto nascosto, vabbè, pulisce efficacemente piastrelle, lavelli e rubinetteria cromata. Rimuove calcare, macchie di ruggine e residui di sapone. Adesso lo apro. Intanto vado a grattare l'altro con la spugna, magari lo facciamo insieme. Così vi faccio vedere come, se viene pulito oppure no. Non credo che si tolga il calcare, non credo. Fa tanta schiuma. Questo qui del Lidl, questo lo togliamo. E tanto calcare. Forse serve la spugna di Leda. Non so se si toglie. Se non si toglie, lo lascio così. Ok. Ha un profumo buono di detersivo, di pulito, anche se non sa tanto di chimico, ma è chimico. È blu. Adesso lo passo anche qui. Sì, con una mano sola fare i video dura. Però ne ho messo troppo. È blu. Questo qua del Lidl è fantastico, sia per la lavatrice che per... Credo che vada bene anche per i rubinetti, come c'è scritto. E lasciamo un attimo così, poi adesso risciacquo. Con l'acqua calda, tiepida è meglio. Vabbè, questo qui l'avevo già cambiato due volte, si compra anche all'Idolo, dall'Leroy Merlin, insomma l'Eroi Merlino, come lo chiamo io. Voi mi avete detto non lasciarti fregare da Instagram che fanno vedere un sacco di cose, ma non tutte sono utili quelle che dicono, non tutte sono vere. Avete ragione, non tutto quello che dice internet è vero, però qualcosa. Questo prodotto è valido e Luciana House Cleaning l'ha fatto vedere, l'ha consigliato, io l'ho comprato e... Aveva ragione che è molto valido. Adesso risciacquo e vediamo se viene pulito. Voi li avete provati questi prodotti? Allora, ho risciacquato, ma i pezzi qua di rame non se ne sono andati. L'anticalcare è servito a niente, anche se ho grattato, queste macchie qua non se ne vanno. Anche nel video ho provato, ma non se ne vanno. È pulito, lucido, limpido, però i pezzi che perdeva prima li perde anche adesso. Quindi vabbè. La vasca l'ho lavata tutta. Guardate come brilla. Un po' opaco. Ah no, niente, non è opaco. Bello lucido, guardate che meraviglia, mi specchio, anche se ha un po' di graffi, però vabbè, l'ho già cambiato 3 volte. Qua queste macchie non si sono tolte anche con l'anticalcare, purtroppo, con l'acqua calda, ho grattato ma non viene via. Qua
Qui sarebbe da cambiare perché vedete che qua ci sono delle macchie che non vanno via. Questo è pulito, la vasca è pulita, tutta brillante, l'ho risciacquata con l'acqua tiepida, acqua calda ed è venuta pulita, fantastica, meravigliosa. Mi piace tantissimo, queste macchie qui non si tolgono né con la candeggina né con niente altro. Queste macchie nere nella vasca c'erano già quando sono entrata in casa, quindi vabbè. Poi mi metto adesso lo asciugo col mocio, tanto lo devo lavare, infatti l'ho lavato. E basta, direi che sono abbastanza soddisfatta, anche se da una parte qui le macchie non si sono tolte, qua invece le macchie si sono tolte, più o meno. Come vi detto, qua non si sono tolte, non so se sia calcare questo, non se ne va. Non sono proprio convintissima, non sono proprio soddisfatta, ma più di così non viene pulito, ci ho provato. È già più pulito di prima, comunque lucido, brillante, sia questo che il lavandino. Vi piace? Non viene più pulito di così, comunque questo è molto valido, lo ricomprerò sicuramente. Questo e anche l'altro può essere che lo ricompro, questo qui è più valido dell'altro. L'altro è quello lì, detergente pulito. Ve li consiglio tutti e due questi prodotti, provateli ragazzi, al Lidl, costano abbastanza poco. Qua ci sono dei pezzi, qua c'è il muro che si è rotto, vabbè... Sono in affitto, sì, si sa, lì c'è il muro rotto, le piastrelle rotte, guardate qua, c'è la crepa nel muro, non è colpa mia sta roba, io pulisco. Oggi vi faccio solo vedere il risultato finale, poi farò la video ricetta un'altra volta perché stavolta non sono venuti bene, la prima volta che faccio i burger di broccoli, sono troppo alti. I broccoli li ho sbollentati in pentola con acqua calda, bollente, salata e... Li ho trasferiti in una ciotola, li ho schiacciati un pochino, fatti raffreddare, scolati, fatti raffreddare, li ho schiacciati un pochino. Ho messo un uovo in una ciotola, un po' di parmigiano grattugiato, pan grattato 2-3 cucchiaini, anche meno, io ne ho messi due, forno 180 gradi, una quindicina, 20 minuti massimo di cottura. Vanno schiacciati meglio i broccoli, devono essere molto molto più schiacciati, invece... I miei hanno molti pezzi, non va bene, forse li potete anche frullare, secondo me va meglio. Mettete un uovo, mescolate formaggio, uovo, un pochino di pan grattato, i broccoli in una ciotola, li mettete nel coppa pasta, fate le formine, cuocete e ci vediamo dopo. Questi sono i burger di broccoli usciti dal forno, sono troppo alti questi qua, la prossima volta magari li frullo i broccoli, anche se li avevo sbollentati ma li devo schiacciare con la forchetta, anche se li avevo fatti raffreddare, li avevo sbollentati, non si sono schiacciati bene. Devono venire tutti bassi così, come questo. Pan grattato sopra non va bene, va messo dentro, non sopra. Sono venuti abbastanza bene, anche se sono bruttini, però basta che siano buoni. Li avete mai fatti i burger di broccoli? Buona cena! Adesso prima di salutarvi li assaggiamo insieme. Ne assaggio uno, quello più basso. Troppo pan grattato sopra. Sotto è cotto, vedete? Sotto è cotto. È marrone. Non l'ho fatto raffreddare, è bollente. È buono. Forse un pizzico di sale, mamma mia, faccio tutto dolce. Dolce, non gli ho messo il sale. Sale fino bisogna mettere. Uovo. Pan grattato. Dosi a occhio, sono andata stavolta. Sono buoni, mi piacciono. Vegetali, anche non vegani perché hanno le uova. Sono buoni, la prossima volta li rifaccio. Con il sale, perché sanno niente. Cioè, sono dolcissimi. Meglio dolci che salati, eh. Però con il sale viene meglio. Provateli, a presto.